competitività dell'industria marittima. In particolare, riteniamo che sia necessario lo sviluppo di percorsi formativi che siano costantemente al passo con l'evoluzione tecnologica e le nuove sfide ambientali. Questo al fine di garantire maggiore occupazione sul territorio regionale, nazionale, attrarre i giovani nelle carriere marittime e quindi sostenere lo sviluppo competitivo regionale. Ecco, noi possiamo dire che sono due le grandi sfide del momento, come è stato anche sottolineato precedentemente. Da un lato vi è la sfida della digitalizzazione e dell'informatizzazione, sicuramente incentivata anche a seguito dell'esperienza pandemica. Questo tema assume notevole rilevanza per il nostro settore, poiché lo shipping, così come in realtà tutto il mondo dell'industria, sarà sempre più interconnesso e supportato dall'intelligenza artificiale. Pertanto, per avere professionisti del futuro che siano al passo con l'evoluzione del settore, è necessario iniziare sin da subito a rispondere al fabbisogno di nuove competenze digitali. Dall'altro vi è la sfida green, lo sviluppo sostenibile, che sta caratterizzando anche il nostro settore, in linea con le politiche europee, fra cui abbiamo ricordato anche il Green Deal europeo, che prevede il ruolo centrale dell'economia blu sostenibile nel processo di transizione ecologica. Pertanto, a nostro avviso, è auspicabile destinare risorse per programmi di formazione che investano sia aspetti di green, blue economy, sostenibilità in generale e su aspetti di innovazione tecnologica del settore marittimo. Questo costituisce per noi uno degli obiettivi che andrebbero perseguiti anche all'interno delle strategie regionali. Infatti, riteniamo che convogliare correttamente competenze, conoscenze, investimenti in un settore che ha ampie prospettive di crescita assume una rilevanza cruciale anche a livello di economia regionale. Da ultimo, e in conclusione, permetteteci di fare un accenno anche ad un importante progetto, un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Erasmus+, precedente programmazione, che si chiama SkillSea e che vede coinvolti 27 partner da 16 paesi europei diversi, e tra cui anche Confitarma come membro dell'advisory board, formare quale leader di una delle attività di progetto. Cito questo progetto perché mira a promuovere una cooperazione strategica a livello europeo tra industria marittima, centri di formazione, autorità competenti, al fine di sviluppare una strategia che renda la formazione dei marittimi adeguata al costante sviluppo tecnologico del settore, attraente per le future generazioni e rispondente al fabbisogno di competenze. Quindi, in conclusione, è auspicabile promuovere e sostenere uno strumento sostenibile nel lungo termine che possa assicurare un dialogo costante fra i key players del settore, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, al fine di rispondere prontamente al fabbisogno di competenze che è avvertito sul mercato del lavoro, soprattutto in conseguenza del progresso tecnologico e delle nuove sfide ambientali che caratterizzano i nostri tempi. Quindi io vi ringrazio, concludo il mio intervento e Grazie. volevo dire solo Confitarma si rende disponibile a fornire una nota con il nostro contributo odierno. Grazie ancora. Grazie, grazie mille. E adesso la parola a Antonio Zuorro, che è professore presso la Sapienza Università di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e complimenti al position paper molto brevemente. Non volendo ripetere molti dei punti che sono stati già citati, volevo porre l'attenzione anche su alcuni temi che ho brevemente scritto anche in chat come approfondimento, stando ai tempi. È stato citato il ruolo delle università, che essenzialmente i tre ruoli fondamentali sono quelli di didattica, quindi di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Penso sinceramente che nei rapporti con Regione Lazio, questo vorrebbe, il mio vuole essere uno sprone essenzialmente, le università e i centri di ricerca si comportino egregiamente per quanto riguarda la ricerca. Abbiamo qualche problema negli altre due gambe, quelle relative alla formazione, dove, come è stato citato da alcuni, potremmo, io dirigo un centro di ricerca, si chiama Green Sapiens, volto proprio incentrato sulla sostenibilità, potremmo fare formazione verso gli operatori del settore, che siano questi gli stabilimenti balneari o comunque. Ho sentito parlare di beach manager, quindi coloro che sono veramente in prima linea e nelle spiagge e nelle strutture portuali. E l'altra parte dove secondo me manchiamo molto, dove la Regione Lazio dovrebbe fare il passo successivo, è in quella che secondo me è una sorta di valutazione ex post, cioè si fa questa programmazione. Ringrazio l'assessore Ornelli che sicuramente ha dato un grande impulso alla ricerca in questo settore, alla blue economy. Quindi si scelgono dei progetti, c'è cioè un bando competitivo
i progetti vengono espletati, però poi che cosa se ne ha di questi progetti? Io vorrei una regione che poi si interessasse fortemente di quelli che sono stati i risultati ottenuti con i suoi soldi e che li trasferisca, faccia per alcuni almeno, li selezioni alcuni e faccia il trasferimento tecnologico, aiuti a fare il trasferimento tecnologico verso gli operatori del settore. Ecco, in questo frangente, in questo step, vorrei che si istituiscano dei tavoli in cui gli enti di ricerca parlino tra loro, uno per centro di eccellenza, non è che serva un grande tavolo, e in maniera sinergica operano questo trasferimento tecnologico. Per me questo è importante. Ho sentito citare tra le varie linee la sostenibilità nella bioplastica. Noi lavoriamo da tanto tempo nella produzione bioplastica sostenibile. A luglio entrerà il bando della cosiddetta SUP, Single Use Plastic. Cosa stanno facendo gli operatori di settore nel settore aeroportuale? Noi dialoghiamo in questo momento con Alitalia, che è fortemente preoccupata. Non ho conoscenza se sono preoccupati i vari operatori, ad esempio Costa Crociere, che ho sentito nominare prima. Ho sentito nominare la cosmetica blu. Perfetto, lavoriamo da tanto tempo nel riutilizzare gli scarti della pesca, quindi i pesci di piccola taglia che non trovano conferimento sul mercato, o piuttosto gli scarti di trasformazione. Qui la Regione Lazio potrebbe essere veramente un fiore all'occhiello e utilizzare queste tecnologie, questa conoscenza sviluppata dentro la Regione per creare nuova impresa regionale. In ultimo, proprio perché l'ho sentito citare poco fa nell'ultimo intervento, la questione dei biocarburanti. La questione dei biocarburanti, secondo me, è duplice, è molto interessante, perché potremmo pensare a delle operazioni pilota proprio con gli armatori nell'utilizzare, almeno nelle movimentazioni portuali, non dico forse nella traversata, ma almeno nelle operazioni portuali, dei biocarburanti del tutto analoghi a quelli ottenuti da fonte fossile, ma ad esempio siano prodotti ottenuti da lipidi che siano a loro volta estratti da microalghe accresciute su acque portuali, facendo al contempo della phyto remediation, quindi della fitodepurazione, e estraendo quei carburanti proprio con l'acqua del porto, poi dove invece andranno a essere impiegati non inquinando, decarbonizzando. Ecco, queste sono un po' delle linee che mi piaceva condividere con voi. Grazie, professor Zuorro. E adesso do la parola a Salvatore Forte, che è il presidente di Consit Gaeta. Buongiorno. Buongiorno, Forte. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Racconterò e illustrerò la storia, un'eccellenza breve, di un'esperienza che si è sviluppata recentemente nel Golfo di Gaeta nel settore del mantenimento, della riparazione e del refit di super yacht. Lo scopo è quello di sensibilizzare, di stimolare la regione per rafforzare strategicamente il modello di ottimizzazione e gestione degli spazi industriali, sia sulle aree costiere che sulle aree non costiere, unitamente allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto dei cantieri navali per migliorare la sicurezza nella produzione attraverso la ricerca, l'innovazione e l'applicazione tecnologica, anche con l'ausilio della robotica, per consentire alle aziende e alle imprese del settore della propria filiera di riposizionarsi in modo competitivo nel mercato globale. Ora, nel condividere le riflessioni sulle varie materie e sulle tematiche esposte dal presidente dell'autorità di sistema Musolino, i temi che ha trattato, il tema del refit, in particolare nel territorio laziale, quello del Golfo di Gaeta, è di strettissima attualità. È di strettissima attualità e si intende refit di imbarcazioni da diporto nautico a vele a motore superiore ai 40 metri di lunghezza. In gergo tecnico vengono definiti super yacht. I dati recenti
elaborati dopo la crisi post-pandemica, ha evidenziato come questi super yacht sono luoghi sicuri e riservati, sono piccole isole felici e lontani da possibili contaminazioni. E questo ne ha sviluppato la produzione, e faccio un esempio: per i cantieri San Lorenzo, gruppo Azimut Benetti, hanno un portafoglio ordini pieno fino al 2026. Il trend quindi dei super yacht negli ultimi anni andrà sempre più nella direzione dell'aumento delle dimensioni di queste imbarcazioni, trattasi appunto del gigantismo navale. Sono imbarcazioni più grandi, più servizi, sempre più costosi, con una richiesta di impiego di professionalità sempre maggiore. Da tener conto che il Golfo di Gaeta geograficamente ha una posizione baricentrica rispetto al mercato del charter del super yacht nel sistema del Mediterraneo, e sono stati stimati circa 3.000 gli accosti nell'area delle isole laziali, delle isole pontine, del Golfo di Napoli, durante una sola stagione estiva. Due sono i profili che dobbiamo esaminare per comprendere appieno in che modo il comparto del super yacht rappresenta un volano per l'economia del territorio dove viene esercitato. Il primo è l'impatto economico generato sul territorio derivante dall'accosto di un super yacht nel periodo che va da maggio a settembre, dove un super yacht mediamente scarica per ogni singolo accosto circa 11.000 euro al giorno tra spese di equipaggio, l'armatore, gli ospiti, servizio di food and beverage, bunkeraggio, accoglienza turistica in generale, svago, ristorazione, sport, eccetera. Il secondo è l'effetto economico, che un'attività di mantenimento, di riparazione, di refit di un super yacht produce sul territorio ove viene portato a compimento, la quale peraltro, poiché destagionalizzata, non è legata al solo periodo estivo, come le attività di charter prettamente lo sono. Cosa si intende attività cantieristica di un super yacht? Una costante, perché di questo hanno bisogno i super yacht, di una costante e periodica manutenzione, che è il cosiddetto mantenimento annuale, il cui valore di commessa oscilla tra i 100.000 e i 500.000 euro e può durare alcune settimane fino ad un paio di mesi. Poi la riparazione, a seguito invece di eventi dannosi, catastrofali, per i quali i tempi e i costi sono imprevedibili come la durata. Poi c'è il refit. Il refit riguarda questi grandi interventi che possono arrivare anche ad un allungamento delle unità o del cambio del concept estetico, riammodernandolo, il cui valore parte da 500.000 euro per arrivare a diversi milioni di euro, e il tempo medio necessario è quello di 5-6 mesi fino ad alcuni anni. Detto ciò, recentemente l'esperienza è quella nel Golfo di Gaeta e della base nautica Flavio Gioia, che ha avuto la capacità di compiere e completare una operazione di refit profondo su un super yacht classe Explorer della lunghezza di circa 60 metri, dotato di 20 uomini di equipaggio. Le aziende dirette occupate in questa attività sono state 24, i lavoratori addetti occupati 186, il fatturato di questa prima parte della commessa ammonta ad oggi a circa 2 milioni di euro, che arriverà a circa 6. È la prima operazione questa di refit eseguita nel Golfo di Gaeta e tra le più impegnative eseguite in questo momento nel tutto il contesto del Mediterraneo. Per fare questo sono state convertite professionalità provenienti dal mondo del refit commerciale, dello shipping e quello dello yacht. Impiegate imprese con grande tradizione e professionalità, ma con esperienza di imbarcazioni sotto i 25 metri. Coinvolte aziende con nessuna competenza specifica nel mondo del super yachting, ma con un elevato grado di efficienza e di know-how. Presidente, le chiedo cortesemente di concludere l'intervento, grazie. Quando... I punti di forza del progetto sono stata la posizione geografica italiana, ideale, la tradizione marinesca, spiccate professionalità e competenze, l'elevato know-how e capacità del proprio design e la riconversione delle aziende di refit nello specifico. Ora, tutto questo richiede, e concludo,
la cointeressenza e la collaborazione con il porto, una logistica integrata dello shipping, uno sviluppo della zona doganale semplificata e la creazione di un'area doganale tax free. Recentemente, grazie alla Regione Lazio e anche alla sensibilità dell'assessore Orneri, il Consorzio Industriale del Sud Pontino ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un incubatore del mare, del Med Blue Economy, e prossimamente, nel mese di settembre, ci auguriamo di tenere una manifestazione sul tema che ormai che è un'esperienza decennale, che è il Med Blue Economy, che si tiene nel Golfo di Gaeta, di solito tra maggio e giugno, ma che per evidenti motivi legati al Covid, l'anno 2020 e 2021 si è tenuto, ma prepareremo un'edizione importantissima internazionale per il prossimo 2022. Ringrazio tutti e presto. Grazie, grazie, grazie mille. E passiamo ora alle conclusioni con l'assessore Paolo Ornelli. Prego. Io sono davvero contentissimo anche oggi, ci avete dato degli spunti veramente molto interessanti, sia alle persone che sono intervenute, sia a quelli che hanno scritto sulla chat, sia ai contributi strutturati che sono già arrivati e che arriveranno, sono certo, da tutti voi, per integrare e migliorare il nostro position paper e costruire la cassetta degli attrezzi giusta. Quindi oggi io, insomma, intanto ho ascoltato, come è giusto che la politica ascolti, persone che hanno skill e competenze molto elevate e che ci hanno sostanzialmente confermato che la scelta politica fatta dal Consiglio, dalla Giunta, di puntare sull'economia del mare nella nuova S3 della Regione Lazio non solo è stata una scelta giusta, ma anche una scelta necessaria per provare a immaginare un nuovo modello di sviluppo, come dicevo nelle premesse. E raccolgo l'invito del Presidente Musolino di provarvi già a declinare la cassa, diciamo, gli strumenti operativi, perché poi questo non è un esercizio accademico, si porta appresso scelte precise sui bandi, sulle opportunità e sulle linee della nuova programmazione. Intanto la ricerca, io vorrei tranquillizzare il professor Zuocco di Sapienza, noi finanziamo la ricerca applicata e la nostra ossessione è il collegamento strategico tra ricerca e impresa. Partendo da una consapevolezza e da una criticità. La consapevolezza è che diciamo, il Lazio ha una concentrazione elevatissima di università, centri di ricerca che offrono anche sull'economia del mare competenze straordinarie, intendendo l'economia del mare non solo come quello che è scritto nel position paper, ma anche con tutte le connessioni con gli altri settori della S3, dalla circular economy all'aerospazio, l'agri-food, l'automotive e non solo. Tra qualche giorno esce il bando sui dottorati industriali, la seconda edizione del bando sui dottorati industriali, che sarà un'azione strategica della nuova programmazione. Lì già misuriamo concretamente questa collaborazione tra ricerca e impresa, perché è corretto, la regione deve puntare a trasferire i risultati della ricerca all'impresa, ma noi abbiamo chiesto qualcosa di più alle nostre università, abbiamo chiesto di cambiare anche un po' l'approccio, cioè la ricerca, anche i corsi di alta formazione nascono anche sulla base di come si immagina che saranno le traiettorie dello sviluppo nei prossimi anni. Non a caso il nostro progetto bandiera sul piano Next Generation UE è il Rom Technopol, cioè un nuovo centro nato con la progettualità di Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, ma che sicuramente sarà un centro aperto anche alle altre università del Lazio, che si deve configurare come un centro di alta formazione politecnica, capace di generare anche nuove lauree, altissima formazione, capacità di attrarre anche competenze e ricerca, perché noi dobbiamo fare un salto di qualità nei rapporti di collaborazione strutturale tra,
tra ricerca e impresa. E ha ragione, molto ragione, Ruggeri, anche provare a fare il trasferimento della conoscenza, cioè non soltanto creare i link strategici tra le imprese innovative, i nostri campioni del mondo produttivo. Sono molto lieto che un'industria abbia già mappato che in ogni area del position paper ci sono già delle eccellenze in campo produttivo, ma anche il trasferimento della conoscenza alle piccole imprese, soprattutto sulla filiera turistica, su quella agroalimentare, insomma un altro obiettivo ambizioso. In secondo luogo, la reindustrializzazione. Ora, chi tra i presenti ha già seguito la programmazione 14-20 sa di cosa parlo, però lo voglio ribadire anche per le persone che non hanno seguito il precedente ciclo di programmazione. Noi investiremo più di 100 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca applicata, trasferimento tecnologico, realizzati, presentati da grandi imprese, PMI, in connessione con un centro di ricerca o un'università. E l'ingresso nella S3 dell'economia del mare, rispetto poi a come si comporrà la vera e propria strategia, cioè quindi si parte dal position paper, ma anche si raccolgono e si portano a bordo i contributi che ci manderete, significa che molte delle cose che avete detto o avete scritto, cioè su tutti gli ambiti sostanzialmente che sono stati toccati, da ultimo quello molto interessante che diceva il presidente Forte, alle cose che ha scritto Massimo Di Laura del CNR sulla chat, a tutto il tema dell'automazione, cioè tutto quello che trovate nel position paper, diciamo il tema è: cominciate da subito a sviluppare sinergie, collegamenti strategici, perché quelle sono linee su cui noi metteremo tantissime risorse, e misureremo anche poi quanto di quello che ci stiamo raccontando davvero poi si traduce in investimenti da parte delle imprese in connessione col mondo della ricerca. E poi ancora l'attrazione degli investimenti. Noi stiamo già lavorando, addirittura anticipando la nuova programmazione, utilizzando una parte delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per la ripartenza, a dare piena attuazione all'articolo 5 del collegato dello scorso anno, cioè quindi bandi rivolti a finanziare nuovi insediamenti produttivi o ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti. Una linea che va di pari passo con l'attività legislativa e regolamentare che sta facendo il Consiglio sulla costruzione del Consorzio Industriale Unico del Lazio. C'è un tema gigantesco di opportunità che non riguarda ovviamente solo Civitavecchia e il suo retroporto, ma riguarda tutto il sistema dei porti della nostra regione, la cantieristica, iniziative imprenditoriali. Cioè, il messaggio è: il Lazio vuole attrarre, vuole ospitare nuove iniziative imprenditoriali, perché noi ci candidiamo in modo sereno ma fermo ad essere una delle regioni che spinge di più sullo sviluppo dell'economia del mare nel nostro paese. Poi lo voglio dire anche con riferimento alle cose che ho ascoltato da un'industria, dal presidente nazionale di Federlogistica Luigi Merlo, benissimo la lettera di Zingaretti a Draghi. Noi non dobbiamo inserire Civitavecchia nel posto che gli spetta. Noi benissimo il progetto di raccontato da Musolino, per noi però diciamo la logistica è un punto chiave. Va bene le crociere, va bene il turismo, ma riteniamo anche rispetto al piano infrastrutturale che si sta facendo che ci sia lo spazio anche per una crescita delle autostrade del mare e della logistica, e tutta la progettazione della zona logistica semplificata, tutta, lo vedrete quando l'assessore Alessandri presenterà gli esiti del gruppo di lavoro che coinvolge oltre 30 comuni della nostra regione nella perimetrazione in tutte le province del Lazio, e guarda molto alle connessioni del sistema portuale con le piattaforme logistiche. Cioè, noi su questo vogliamo fare bene i compiti a casa, recuperare anche ritardi dal punto di vista infrastrutturale
e diciamo puntare con grande forza, anche diciamo a un ampliamento diciamo della capacità non solo del porto di Civitavecchia di concorrere a questo obiettivo di sviluppo. Ovviamente la parte consistente dell'obiettivo di policy 2 della nuova programmazione, che è un'Europa più verde, è anch'esso pienamente dentro il quadro di molte delle cose che sono state dette. Io ho incontrato gli operatori, ad esempio, del turismo balneare, più volte ci siamo confrontati, ci sono, ripeto, problematiche che devono essere affrontate e risolte a livello nazionale per dare certezza agli operatori, ma non c'è dubbio che anche lì bisogna cambiare. E ho ascoltato come musica per le mie orecchie quello che ha detto la Presidente regionale del SIB, che c'è anche da parte degli operatori balneari la voglia di misurarsi con le competenze, con un ragionamento che pone una sfida, che secondo me è una sfida di competizione sugli stabilimenti green, sulle nuove competenze manageriali, anche per adeguare, migliorare, rilanciare l'offerta turistica. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, per cui grazie. Adesso dobbiamo fare un lavoro prezioso, c'è Lorenzo Locascio, Stefano Riccardi, che sono poi quelli che materialmente hanno scritto il position paper, che oggi più che in altre occasioni hanno preso appunti e diciamo su tutto quello che avete detto, e vedrete che la S3 sarà una S3. Ho apprezzato i complimenti sul position paper, ma sensibilmente migliore, vorrei dire, anche di quella che vi abbiamo proposto, perché molte di queste cose ci sono già, magari perché negli altri position paper che vi invito a leggere, invito a leggere coloro che ci scrivono anche gli altri position paper, che sono tutti online, perché troverete in altri settori cose che sono molto simili a quelle che sono state dette stamattina, magari sull'automotive per quanto riguarda il tema che veniva sollevato di come serve ricerca e innovazione anche per la cantieristica legata proprio a come vanno costruite anche le navi da crociera e non solo quelle, a tutto il tema degli yacht. E, insomma, penso che ci siano le condizioni per fare un grande lavoro. Lavoriamo già con la testa agli strumenti operativi, nel senso che, ripeto, tutto deve essere questo tranne che un esercizio accademico. Noi dobbiamo immaginare anche in tempi veloci qual è la vera traiettoria di sviluppo, dove investono le imprese, provare a servire con il nostro eccellenze della ricerca, delle università, diciamo queste tendenze produttive per poter potenziare anche diciamo settori tra virgolette deboli di connessione strategica tra mondo della ricerca e mondo dell'impresa, e soprattutto lanciare una grande sfida che io penso sia una sfida fortemente politica. Lo sviluppo va qualificato. L'Italia, cioè, è un paese che deve totalmente ripensare se stesso, perché noi non dobbiamo puntare a quello che c'era prima del Covid. E quello che c'era prima del Covid è, mi pare, 3 regioni soltanto che nella loro S3 avevano già l'economia del mare. Questo già la dice lunga sul ritardo storico che va recuperato. Noi pensiamo che l'economia del mare debba essere una scelta strategica non solo della regione Lazio, ma deve essere una scelta strategica di un paese che ha un suo ruolo e una sua vocazione naturale, non soltanto nel Mediterraneo, ma anche in termini di sapere, conoscenza, capacità produttiva, che può in qualche modo declinare in modo più avanzato di quanto non è stato fatto fino ad ora il tema mare come paradigma davvero della sostenibilità, in cui dentro c'è la sostenibilità, l'ambiente, ma c'è anche l'innovazione, c'è anche l'attenzione alla qualità della vita. Ci sono tantissime cose che noi vogliamo interpretare in modo corretto per concorrere a una strategia nazionale di riposizionamento e di recupero di reputazione, di crescita
che il nostro paese merita di avere. Quindi grazie a tutti e a tutti, e insomma al lavoro, perché dobbiamo lavorare parecchio per concludere questo lavoro in tempi brevi e poi passare alla fase operativa. Grazie, grazie Assessore Ornelli, grazie a tutti per la partecipazione. Vi ricordo anch'io che sul sito lazioeuropa.it/S3, come ricordava Ornelli, è presente il position paper di questo e di tutti gli altri settori di cui abbiamo parlato e parleremo, e che potete trovare anche il form online da compilare su cui inviare le vostre proposte, e questo è molto importante. E vi ricordo che il prossimo appuntamento in programma è per lunedì 31 maggio alle ore 9:30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio, per parlare di industrie creative e digitali. Grazie a tutti, arrivederci.